Nonostante condizioni meteo non ideali, con un forte vento che ha spazzato anche la maggiore off-road arena per tutto il giorno, 60 piloti presenti hanno dato spettacolo al Pragialoro per la prima prova del tricolore di velocità su terra. Nel gruppo 1 Turismo 2000 i due piloti presenti sono stati i fratelli Marco e Mattia Nicolini. La vittoria è andata a Marco in 7 minuti 14 secondi 118 sui 7 giri previsti per l'atto finale. Nel gruppo 2 la giornata è vissuta sul duello tra Natale Casalboni con la Mitsubishi e Matteo Venturi. Casalboni ha vinto tutte le heat sempre con un vantaggio minimo su Ventura. In finale lo stesso Casalboni è risultato ancora una volta imprendibile per tutti, andando a vincere e staccando di circa 14 secondi Venturi. Sul terzo gradino del podio Luca De Fortunati. Nei kart cross grande battaglia come sempre, in una categoria che ha visto vincitori diversi piloti in ogni hit. Anche la finale ha offerto grande spettacolo. Si è imposto Gabriele Zoppetti, autore di uno splendido sorpasso all'esterno nella seconda curva ai danni di un comunque bravissimo Simone Firenze. Poi classificatosi terzo, ottimo secondo posto per Nicolas Giacomotti. Nei buggy 1006 il grande dominatore è stato Claudio Pigato nelle hit, ma il primo a tagliare il traguardo nella finale è stato Alessio Gallotta in 5:47.423. Gallotta, dopo una fase di studio, al quarto giro ha superato Pigato, poi piazzatosi secondo. Terza posizione per Piero Takis. Nelle super buggy una gara ricca di colpi di scena. Ritiratosi infatti subito Alex Gallotta, Christian Grasselli sembrava ormai lanciato verso la meritata vittoria. All'ultimo giro però il suo Suzuki Grass ha rallentato a causa di problemi meccanici e ne ha approfittato Gianluca Pani, che ha così conquistato la sua prima vittoria. Seconda posizione per Claudio Braghiroli, terzo Grasselli, che è riuscito comunque a chiudere in terza posizione. Prossimo appuntamento con il campionato italiano autocross sarà a Ravenna il 18 e 19 maggio. La maggiore off-road arena invece vivrà il prossimo teso appuntamento con il round 2 nella conformazione reversa del campionato italiano rallycross nel weekend del 1 e 2 giugno.